La pineta che adesso attraversiamo è una pineta che è stata rimpiantata una cinquantina di anni fa con il primario scopo di mantenere su un versante che è molto verticale, molto acclive e che quindi potenzialmente può venire giù sotto forma di frana, che è una frana, diciamo, continuamente in atto, no? E questo è un elemento da tenere fortissimamente presente in tutti i lavori che chiunque deciderà di fare, chiunque, vuol dire la regione, il corpo forestale dello Stato, il parco, il comune, deciderà di fare su questo territorio. Perché anche nell'ipotesi che si dovesse rimboschire qualche cosa, la sostanza è che la pineta è molto fitta, per rimboschire devo creare degli spazi, per creare degli spazi devo togliere anche delle radici, se tolgo le radici liberalizzo il versante che già così è abbastanza pericoloso, diciamo. Il fuoco anche nella sua tragedia, diciamo, nella sua potenza, anche in alcuni casi, per alcune piante, anche queste conifere qua, una maggiore capacità di apertura delle pigne. Sì. Quindi a questi che sono morti, quelli che non sono completamente morti, oppure quelli che hanno lasciato un buon numero di pigne al suolo, alcune saranno carbonizzate completamente, altre, anche singole situazioni molto concentrate in piccole zone, altre potrebbero avere addirittura dei fenomeni positivi per la loro propagazione. Questa è stata una devastazione, una tragedia, tutto quello che vogliamo. Se la guardiamo solo, se la guardiamo con l'occhio naturalistico, da questa tragedia riparte una vita, tante vite, alcune di queste vite trarranno addirittura vantaggio da quello che, dalla tragedia che c'è stata. L'autocombustione in Italia non esiste, la cicca di sigaretta o la marmitta bollente a bordo strada che fanno innescare un incendio sono delle probabilità statisticamente non significative. Chiaro? Da noi gli incendi partono per ragioni colpose e per ragioni dolose. Punto. Cioè, colposo e doloso sono il 95% degli incendi italiani, no? Quindi, per favore, del 5% non ce ne preoccupiamo. E ripeto, l'autocombustione non esiste. Qui ne sono morti, non è che non ne sono morti, ma mica così tanti. Abbiamo fatto anche dei censimenti specifici insieme alla città metropolitana. Ce ne saranno molti che sono morti e che non abbiamo visto, per carità. Però ci possiamo immaginare che la maggior parte di caprioli, di cervi, di lupi, cinghiali, eccetera, si siano allontanati ben prima che il fuoco gli arrivasse addosso, cioè non stanno fermi a arrivare la fiamma, sentono casino, sentono calore e se ne vanno, e abbiano potuto in buona misura salvarsi. Anche gli uccelli si sono salvati, sicuramente. Alcuni no, ma tanti sì. Ricordiamo anche che l'incendio è avvenuto in autunno, quindi nessun uccello al nido con gli implumi che non possono volare via, sono già tutti in volo, no? Quindi ci sarà stata una bella percentuale di animali morti, soffocati, sbagliati e tutto quanto, ma non tanto sugli animali superiori, questo voglio dire. Qui la tragedia che rasenta l'estinzione è a carico di tutta la componente del sottosuolo, quindi collemboli, insetti, lombrichi, tutta quella roba che vive lì, rane, rospi, serpenti, tritoni, cioè tutto il gruppo degli anfibi, tutto il gruppo dei rettili e grandissima parte dei gruppi degli insetti che possono spostarsi ma non alla velocità del fuoco e poi presi dalla fiamma sono morti. Allora, anche questo lo offro come spunto di riflessione. Attenzione a non concentrarsi. Nel mio mestiere è naturale fare attenzione, provare a fare attenzione a tutti gli aspetti naturalistici. Però attenzione a non concentrarsi solo sui grandi alberi e sui grandi animali. Qui l'azione è stata pesante anche sulle piccole componenti vegetali e tantissimo sulle piccole componenti animali. Nessuno i primi due giorni si sarebbe aspettato che il fuoco tornasse da questa parte. Controvento. Controvento. Invece sopra Bussoleno probabilmente, c'è una serie di canaloni che risalgono la montagna, molto ben forestati, con di questi
alberi di invasione, poco toccati, eccetera, ha fatto da camino e se l'è, quando è arrivato in quota si è girato sia a destra che a sinistra, sia a est che a ovest. Tenete presente che qui ha bruciato fino a poco sotto il rifugio Cadasti. Il rifugio Cadasti è 2008, l'incendio è arrivato a 2600-2700 metri di quota, partendo da 400 metri di 450 metri. Quindi ha fatto sull'erba. Sull'erba. Quindi ha fatto 2000 metri di dislivello il fuoco in 8 giorni, che è un'estensione enorme da questo punto di vista. E ha bruciato in maniera molto diversa, molto selettiva, cioè lì in quota ha bruciato, ovviamente lì non ci sono più gli alberi, ha bruciato diverse zone a pascolo. Però è passato in posti che li ha bruciati e di fianco ci sono posti non toccati. Ipotizziamo che i posti non toccati siano quelli dove c'è stato più pascolamento l'estate scorsa, perché combinazione più o meno le aree si sovrappongono. Dovremo approfondire i rilievi per confermare o smentire questo tipo di impressione. Siete stati su, avete visto i danni che penso siano davvero grandissimi, cioè i danni all'ambiente sono stati ingentissimi, anche se poi alla fine noi dobbiamo dire che in tutta questa cosa grandissima che ci è successa, alla fine il bilancio non è negativo, perché noi non portiamo nessuna vittima, nessuno si è ferito, c'è qualche intossicato e tutte le prime abitazioni sono salve. Quindi, tenendo conto della drammaticità dell'evento, della durata dell'evento, e poi in alcuni momenti il fuoco era veramente, soprattutto nella giornata di domenica, sembrava che si fosse scatenato l'inferno, chi non immagina l'inferno, domenica ha potuto in qualche modo viverlo qui a Montpantiero, già sabato e poi così, e quindi possiamo dire che alla fine di tutto il bilancio è positivo, però tutto quello che è successo sul nostro territorio, sull'intero territorio comunale, a partire dai confini con Bussoleno, Foresto, ed arrivare fino al versante con Novalesa, fin sotto le falde, fino sotto le rocce del Rocciamelone e 500 metri qui, perché il fuoco era qui dietro, interessando tutte le frazioni abitate, facendo evacuare praticamente tutto il paese, tranne una piccolissima striscia che è lungo un torrente che era protetta dalla strada. Quindi i danni all'ambiente, agli ecosistemi.